Bella! Ma una maglia di cane! Io voglio una seguita dei vostri! Noi no, sei tutti noi! Grazie Antonio! Andora puoi tenere tu? Antonio, ti lascio questo in Antonio! Sì, sì! Antonio! Non ce la faccio più! Grazie, andò. Ma qua è lungo. È salita. Ciao Tony. Ciao. È duro, Anto. Immagino, La roba. Cos'è? Non si sente forse a casa, sì, okay? Almeno andiamo in insieme. E no, cosa fa una strada? Cosa fa la pettorina? Andiamo. Oh, tornate! Oh. Riprendiamo, dai, stop! Forza, ragazzi! Sango! Salutate Antonio. Ci mancano le chiavi però. Te le porto fra un'ora. Ci mancano le chiavi. Grande Antonio! Grande! Andò! Tu lo sorreggi? Sì, di là! Oh, già! Come ti chiami? Giovanni. E poi? Di Berna. Di? Di Berna. No, di dove sei? Di Arpino. Quanti chilometri hai fatto? 13. Oggi? 13. Quanti anni hai? 11. Il tuo allenatore? Santino. Poi? Non so. Santino, soltanto Santino si chiama? Guaguaglio. Ok. va bene, bravissimo, sei stato bravissimo. Signore, quella sigaretta, come la fa? Qua la fa, non farla fumare. Allora, è un riflesso condizionato verso la cosa.
che non date la vetta. Va bene. Allora è il qua. A birra no, ma è vino sì. Ma che roba. Dove mette che adesso ha. Antonio, cos'è Peroni con la birra? Peroni, Anche quest'anno stiamo concludendo il raduno a Cagnano Varano. Come sempre ringrazio tutti gli atleti che ogni anno ci rendono onore con la loro presenza. E cosa devo dire? Grazie a tutti e soprattutto ad Antonio Bronda, il nostro fotografo ufficiale. E a Pasquale Giuliani, più di tutto. No, qui non ci vediamo più quelli che corrono. Ormai siamo fatti vecchiotti noi. Grande Antonio, grazie Pasquale per l'organizzazione. Vero, perfetta. Salve lì. Allora, correre qui a Cagnano, dove sono stato per 10 anni come parroco, è sempre un'emozione indescrivibile. Indescrivibile innanzitutto per gli amici che ritrovo, per la comunità che mi offre l'opportunità di ritrovare, ma è poi il paesaggio che è incantevole. Veramente grazie per questa giornata che si preannuncia splendida. La corsa è stata eccezionale, ma anche la condivisione con gli amici sarà altrettanto. E poi la messa questa mattina, dove abbiamo ricordato il nostro caro Leo, e quella è tutto, è una realtà a parte che comunque conserva il suo fascino e la sua bellezza. Grazie Antonio per questa tua attenzione continua. Grazie a te.